Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno e come vi avevo anticipato la settimana scorsa volevo parlarvi un po' del piccolo cambio di rotta che ci sarà su Twitch da oggi in avanti. Come saprete, ora che sono un affiliato Twitch ed hanno allargato il supporto agli affiliati, anche noi abbiamo il tasso d'abbonamento. Questo mi permette di ricevere da voi un supporto ulteriore che mi aiuta a supportare questa piccola avventura ancora di più e proprio per questo mi sento in dovere di dare qualcosa in più su Twitch, visto che lì voi avete la possibilità di supportarmi in modo più diretto che su YouTube. Attenzione, non sto dicendo che non farò più i video su YouTube, ma sto dicendo che aumenterò la mia presenza su Twitch ed è normale che magari non farò i video con la stessa cadenza di adesso, visto che comunque mi porta via tanto tempo e ho anche il mio lavoro normale, diciamo, da portare avanti. Purtroppo non faccio ancora i numeri necessari a sostenermi neanche lontanamente con le sole attività di Twitch e YouTube, però fortunatamente faccio il lavoro che mi permette di avere dei periodi più liberi ed altri più intensi, e questo luglio sarà un periodo più libero, quindi ho deciso di provare questa nuova formula su Twitch proprio durante questo mese. Ma in cosa consiste in tutto questo di cui vi sto parlando? Praticamente in un calendario fisso dove potrete trovarmi live su Twitch a giocare, così da poter partecipare alle mie sessioni, interagire con me e dirmi quanto sono bello e bravo. No, scherzo. Il calendario si svolgerà in questo modo. Allora, ci saranno dei giorni fissi e dei giorni bonus, diciamo così. I giorni fissi saranno il lunedì dalle 17 alle 20, il mercoledì sera dalle 21 a mezzanotte e il venerdì sempre dalle 17 alle 20. I giorni bonus, invece, tra virgolette, saranno il martedì con diversi orari e la domenica anche questo con diversi orari. Il martedì è un giorno, diciamo, particolare perché è sempre quello dove vengono rilasciate le patch su The Division, i PTS e quant'altro, quindi può essere una cosa interessante soprattutto a luglio mantenerlo libero da orari. In più su Destiny 2 probabilmente sarà il giorno di reset, e siccome quello è un titolo sul quale punto molto, ho deciso di usare il martedì in questo modo. La domenica, essendo un giorno particolare, può capitare invece che magari sono a casa e non sono andato al mare oppure non sono andato da qualsiasi altra parte e ho voglia di giocare, quindi anche quello un eventuale bonus. Lo so, non è un calendario fitto come può essere quello di altri streamer più grandi e affermati, ma questo, credetemi, è il massimo che posso fare. Ripeto, il mese di luglio sarà anche una prova per vedere io come riesco ad approcciarmi a questo nuovo mondo senza perdere di vista naturalmente YouTube. Non voglio trovarmi nella situazione di non riuscire più a fare video perché sono sempre live. Facebook in questa fase sarà importantissimo perché sarà la mia fonte principale di comunicazione con voi, sia per i giorni bonus e quindi sapere se martedì e domenica riuscirò ad essere live e soprattutto a che ora, sia per sapere se ci saranno ritardi o cancellazioni eventuali per qualsivoglia problema che può accadere in questi giorni fissi. Inoltre, sempre tramite Facebook, vi farò sapere a cosa sarà dedicata la live di quel giorno, perché quando posso cercherò di variare ogni tanto e di non giocare sempre solo a The Division, soprattutto i giorni, per esempio mi viene in mente adesso della beta di Destiny 2, mi concentrerò maggiormente su quello, ma sono propenso a provare anche altri giochi su PC, come Counter Strike, che è da una vita che gioco, oppure Rocket League, che ho giocato ieri con i miei amici qua a casa mia e ci siamo veramente divertiti. Quindi cercherò appunto un po' di variare anche per smorzare un po' questa fissa che abbiamo di The Division, perché altrimenti rischiamo di bruciarci e di, diciamo, un po' così romperci del gioco. Quindi oggi è lunedì e volevo usare le prime due live fisse per giocare insieme a voi. Tempo fa ogni tanto facevo le live dedicate solo a voi, ma nell'ultimo mese e mezzo con il torneo mi è risultato difficile farlo. Quindi lunedì pomeriggio, quindi oggi pomeriggio alle 17, e mercoledì sera giocherò con voi. Ne faccio due per accontentare quelli che magari non possono di pomeriggio oppure non possono di sera, quindi sarà una di pomeriggio e l'altra di sera. Vi ricordo che gli abbonati riceveranno dei posti, diciamo, riservati, se uno oppure due posti a gruppo, dipenderà da quanti sarete in quel momento a voler entrare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo cambiamento, io pendo letteralmente dalle vostre labbra in questo, perché per primo è una cosa che non ho mai fatto in vita mia e quindi diciamo mi sento anche in dovere di ascoltare i vostri feedback, e secondo, la vostra opinione per me è tutto, perché senza di voi non sarei neanche qui a parlarvene di questo nuovo cambiamento. Quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto tutto quello che volete e noi intanto ci vediamo questo pomeriggio su Twitch. Non mancate. Ciao.